sono morti gli ultimi nel 75, 1891, 1957. La tomba di questa madre, Di anni Danny. 28, unita alla di lei figlioletta Teresa di mesi 32. E furono rubate le ossa che si possono trovare in casa. Vediamo che a sinistra c'era la chiesa, mentre invece a destra è la parte restaurata ed è quella della villa. C'è una storia su questa casa di un pianoforte che era stato ritrovato e ogni tanto si sente il suono di questo pianoforte. Quello che resta di un bagno, ancora le vecchie tubature, serbatoio dell'acqua del water con il relativo tubo, ancora la vasca da bagno ormai riempita di macerie, i due tubi dell'acqua calda e dell'acqua fredda e quello che resta delle piastrelle. Questo qui è il punto in cui la casa si collega alla vecchia chiesetta. Vediamo come la casa, i mattoni nuovi perché era stata restaurata, mentre invece la chiesetta lasciata al suo destino. Possiamo vedere qua una piccola cripta, con ancora lo spazio per la statua. Qui avevamo probabilmente l'altare. Se guardiamo negli angoli, vediamo che quelli che sono i resti probabilmente di una volta. L'intonaco probabilmente era anche colorato di un colore azzurro che si ripete in tutta questa zona della casa.